Come si inserisce oggi lei in questo contesto, cioè in un festival internazionale di percussioni? In effetti sembrerebbe un po' contraddittorio, insomma, pensare a un istituto industriale, un istituto tecnico inserito in un contesto musicale. In realtà non è così, perché a mio parere l'istruzione tecnica è un'istruzione che valorizza moltissimo la creatività dei ragazzi e quindi ha molto a che fare anche con la musica. Non è un caso che io, insomma, ho scoperto, perché sono in questa scuola da poco tempo, che moltissimi nostri allievi sono studenti del Conservatorio di Campobasso, quindi insomma evidentemente c'è da certi punti di vista una sorta di vicinanza tra questi due mondi, insomma. E quindi i nostri allievi parteciperanno al concerto, alla manifestazione del giorno 20, in cui dovranno da protagonisti valutare e selezionare una serie di diciamo composizioni musicali e esecuzioni musicali da parte di studenti dei conservatori, quindi quasi loro coetanei. Senta, il corpo insegnante è abbastanza clemente con chi va anche al conservatorio, perché sappiamo che si tratta di studi onerosi oltre a quelli normalmente regolari, quelli che si svolgono nel suo istituto. Certamente, noi come scuola cerchiamo di valorizzare queste competenze altre e lo abbiamo fatto anche negli anni passati con iniziative di tipo proprio creativo, culturale, teatrale, musicale. Quest'anno abbiamo anche tentato di formare un gruppo musicale nella scuola. Purtroppo insomma i tempi sono stati un po' ristretti, non abbiamo fatto in tempo, però insomma generalmente è un'attività che è molto gradita, insomma anche ai docenti, non fanno fatica.